Scogliere rimosse sulla costa prima ancora di aver terminato quelle nuove, previste più a largo, lo denuncia Michele Tanzi, portavoce di un comitato costituito di recente con lo scopo di collaborare con il comune per assicurare uno sviluppo dei lavori in corso nel rispetto dell'interesse dell'intera comunità. Nei mesi scorsi Tanzi ha fatto un accesso agli atti, ha visionato il progetto e ha segnalato all'amministrazione alcune criticità, ma anche delle proposte programmatiche del cantiere. Dopo una riunione con il vice sindaco che si è svolta il 18 marzo, purtroppo a Pasqua si è abbattuta una mancanza Reggiata che ha provocato danni alla spiaggia libera, l'unica della zona. È una bella spiaggia perché ha un fronte di circa 200 metri e che è il limite sud-est dell'intervento, perché proprio qui sarà ultimato l'intervento. È successo che nella settimana tra l'11 e il 15 di aprile, solo quei giorni lì, un motopontone ha cominciato a smontare la scogliera. Quella radente che proteggeva la spiaggia libera e ha cominciato a costituire il limite sud-est dell'intervento, perché le rocce che vedete qua fuori rappresentano il limite dell'intervento. Qualcuno ha sfidato i dei dell'Olimpo e non ha fatto i conti, che poteva arrivare qualche sorpresa, e purtroppo il giorno di Pasqua, è una mareggiata è passata da quel varco, da quella ferita, per me è una ferita, e ha portato via la spiaggia. Questo una parte della spiaggia, che non è una parte insignificante, ma almeno il 30%. Per mostrare quanto accaduto sono stati realizzati alcuni video con un drone, l'auspicio di Tanzi, e che si intervenga al più presto per completare l'opera ed evitare ulteriori danni alle spiagge. Daltra parte, molti bagnini e residenti si sono dichiarati entusiasti di questi lavori attesi da circa 40 anni. Il mare può, può in qualunque momento creare dei problemi. Loro lo hanno vissuto e lo vivono tutti gli anni. Quando devono riaprire gli stabilimenti e durante l'inverno i danni li hanno, tutti gli anni è così. Quello che loro temono è che da qui alla fine della stagione, che sarà a settembre, se non si interviene a proteggere in qualche modo questo limite, eh, il rischio che possa arrivare una disgraziata manifestazione meteo avversa c'è, cioè, nessuno lo può escludere. No? E quindi sarebbe opportuno che l'amministrazione magari facesse come dire, un piccolo intervento in anticipo, mette in protezione questo lato semplicemente realizzando il pennello di chiusura che è previsto dall'appalto e la scogliera numero uno che nascerà da quel mucchio di massi là fuori e raggiungerà la sequenza delle sei scogliere totali che arriva fino alla faccia del Metauro. Questo è quello che deve succedere, è auspicabile che prima possibile si possa mettere un po' di tranquillità, tutto lì.